Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio dei tutorial che nessuno fa, ma io li faccio, ma nessun altro li fa. E questo è l'ottavo episodio e vi spiegherò come spalmare Nutella, marmellata, quello che volete, insomma, su pane, fette biscottate, cracker. Chi non ama un bel cracker con la Nutella? Che buoni! Anche sulla bistecca! Sulla bistecca è una roba buonissima. Sì, allora. Avete bisogno, prima roba, mani, braccia, occhi, tutto quello che avete voi, che già avete. Se non l'avete, mi dispiace. Poi un fogliettino quadrato di Scottex, che sono questi, presi dal rotolone. O anche carta igienica se volete. Fazzoletti, quello che volete. E poi avete bisogno di un coltello, di quelli da spalmataggio, che non sono quelli che tagliano. Se io voglio tagliarmi le vene, non posso perché non tagliano un granché. E una fetta di pane, o una fetta biscottata, o un cracker. Io preferisco il pane. E poi Nutella, o marmellata, o miele, quel cavolo che vi pare. Ah sì, e devo chiedere scusa a Nicolas perché lui sa perché. Allora, scusa Nicolas. Ebbene, iniziamo. Dovete aprire il rotolo. No, il rotolo. Il rotolo. Dovete mettere un foglio di Scottex sul tavolo, sulla scrivania, quello che volete. Metterci sopra il pane. Quindi, non so se si vede, ma io vedo. Aprite la Nutella. Che odore magnifico. Tirate fuori la vostra spada, che non taglia, ricordiamolo. Poi prendete una buona quantità di gnam gnam, così. E lo spalmate così, appoggiate prima. Ecco, mi raccomando, spalmarlo omogeneo, in modo omogeneo, su tutta la superficie. Sì, lo so che è buono. Buono. Guarda che. Vi giuro, non mi è mai venuta così perfetta. Ci vuole calma e amore. Poi leccate il coltello, come fanno i bambini. Anche se è divertente farlo. Sporcatevi un po' la bocca. Appoggiate sullo Scottex il coltello sporco, come voi esseri inutili. No, scherzo. E basta, alla fine è questo. Se volete metterci sopra un'altra fetta di pane, o un'altra fetta biscottata, o un cracker, quello che volete, è strabuono. Altrimenti tagliate così questa. Adesso vi mostro. Che così è come li faceva mia mamma. Cioè, genio, mia mamma. Tac. Sì, vabbè, con questo pane non viene tanto giusto. Però così è tipo un triangolino tramezzino nutellino. Cioè, è fantastico. È buono.
Sul serio? Saluti. Saluto Nicolas di nuovo, chiedendo scusa umilmente perché mi sento veramente male per quello che gli ho fatto. Però un secondo. Devo dire che Rebecca, che è colei, il genio che mi ha consigliato questo video, devo dire che la amo tanto, che lei è il mio sole, la mia Madonna e basta. Mi ha pagato per dirlo, vabbè. Cuore. E anche Anna, che è perché devo chiedere scusa a Nicolas, che è qua in diretta, cioè diretta mondiale. Intanto mi soffoco. Ok, basta. Oh no, devo salutare anche la pagina Dick Figures Ita, soprattutto l'admin Trollzor, che deve farmi pubblicità. E basta.